Nei giorni precedenti l'evento, tutto il mondo si chiedeva se si sarebbe fatto vivo. Mentre un aereo dopo l'altro lo aspettava in pista, lui dormiva, passeggiava, mangiava panini. Henry Kissinger gli telefonò chiedendogli di fare onore al paese. Appena arrivato, offese subito gli islandesi, chiamando l'Islanda inadeguata perché non aveva il bowling. Si lamentò delle telecamere, delle luci, del tavolo e delle sedie, del contrasto delle pedine sulla scacchiera. Disse che la vista dalla sua stanza era troppo bella. Niente di tutto questo aveva a che fare con gli scacchi, naturalmente. O forse sì. Se avesse vinto, sarebbe stato il primo americano nella storia a diventare campione del mondo. Se avesse perso, sarebbe stato solo un altro poveraccio di Brooklyn. Alla 40esima mossa della 21esima partita, rispose all'alfieri in E6 di Spassky, con un pedone in H4. E fu tutto. Tornò a casa da eroe. Si era sempre vantato che un giorno avrebbe battuto i russi. E c'era riuscito. Ora poteva guadagnare quanto un peso massimo. Era invitato a cena da capi di Stato e da re. Poi Bobby Fischer fece la mossa più originale e inaspettata di tutte. Scomparve.